Stasera ho parlato di libri molto diversi tra di loro, ma che hanno in comune l'esperienza di lettura sorprendente, a volte spiazzante, che mi hanno offerto. Ho cominciato con La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, perché è un libro che incute timore, ma una volta che si inizia a leggerlo scorre come la vita. Ho continuato con La terra desolata di Thomas Eliot, che ha la stessa reputazione di libro difficilissimo, che si legge soltanto con le note, ma che invece raffigura perfettamente l'esperienza di una vita che si frantuma e di una comunità che si dissolve. Potrebbe essere rap, se non fosse poesia. Ho parlato dei Piccoli Maestri di Luigi Meneghello, un grande romanzo che dissolve tutta la retorica che si è accumulata nel corso dei decenni intorno alla Resistenza. Ho parlato dei Sommersi e Salvati di Primo Levi, un libro che conclude, rendendolo tragicamente attuale, il messaggio consegnato a Se questo è un uomo, e lo fa a 40 anni di distanza dalla pubblicazione di Se questo è un uomo. Ho parlato dell'Orologio di Carlo Levi perché è un pochino la prosecuzione con lo stesso sguardo e gli stessi mezzi espressivi del capolavoro Cristo si è fermato a Eboli, solo che questa volta non si parla di una realtà remota del nostro paese, ma si parla di Roma e della nostra Italia dopo la liberazione. Infine ho evocato tre brevi racconti che io definisco racconti a orologeria, che sono stati scritti con intenti molto diversi, ma unificati dalla volontà dei bravissimi autori di sorprendere, spiazzare e, come dire, mandare fuori equilibrio il lettore. Federico De Roberto, La paura, che è anche contro l'intenzione del suo stesso autore un manifesto contro l'orrore della guerra, di qualsiasi guerra. Cresman Taylor, Destinatario sconosciuto, che racconta come si possa compiere una terribile vendetta semplicemente scrivendo una lettera. E La lotteria di Shirley Jackson, un racconto che quando è stato pubblicato ha suscitato le proteste dei lettori ben pensanti di mezza America.